Bentornati alla seconda parte della demo di Tech Stories, ovviamente con Weapon Fox, ciao. allora, nella prima parte siamo andati nella casa di un tizio che si è chiamato Zentemente. È l'unica. Ma mi ero dimenticato come muovermi. Ah, ok, sempre un buon punto di partenza. Vabbè, mi ricordo come sparare, però. Allora, avevamo Parare recuperato. poi. Eh? Parare, insomma, scrivere. Abbiamo recuperato questa bella fanzulletta che era in una casa di uno che poco raccomandabile, infatti non si è manco voluto pagare. Si è detto prenditi la ragazza e vattene a quel paese. Avevamo trovato un biglietto per una location hot. Aspetta, era qua. E dobbiamo andare a Via dello Stienze. Ma stavo a dire. E andiamo un attimo a vedere che cazzino si aspetta là. Welcome to Roma. Allora. Mo' te ne accorgi. Titus Twister. Ti avviso che si vede il cursore, spero che non si venga anche nella registrazione. Cosa? C'è il cursore del mouse, non Sì. credo che venga poi nella registrazione. Infatti stavo controllando un po' se. E che l'altra volta era entrato, se non erro. Alcol. Oh, come fa a sentire la puzza di alcol e sudore da qua? È che non puliscono. ovviamente. E poi puliscono troppo, visto che se magari usano l'alcol per pulire. Lasciami stare. Cercando per qualche peccato? Sì, sta cercando qualche peccato, padre. Vuoi sapere i 10 motivi per spendere le tue notti al Tyrus Twister? 1. Sbronza economica. 2. Ora che ci penso, non abbiamo altri motivi per venire qua, oltre alla sbronza economica. Economica. Allora, dice che questo è ubriaco, però io vedo solo che ha una sigaretta. Infatti è tranquillo lì. Aspetta, vediamo un po' se. No, non credo che possiamo sfondare una delle auto. La rubiamo tipo GTA. Knock. È là? Mi scusi, signore. Oh, come Al testimone momento. di Genova! Sì. Al momento per parlare del nostro signor Hop e questa cazzo di porta. No, apri questa dannata porta. Non ha detto una parolaccia. Di nuovo, dacci una pausa. È la terza volta. Come la terza volta in una settimana? Ma cosa? Oi! No, Lì dentro proprio. ha sfondato. Un video! Ma no! Un cavallo! Si è sentito un cavallo! Infatti sonori a caso. Io non vedo cavalli qua! Ah, penso che li abbia picchiati tutti. Chi è il cane che sta vendendo giovani ragazzi come. Come delle schiave. Oh, guarda questo con il culo bello da fuori! Eh sì. Ho appena perso 1000 lire! Avrei dovuto scommettere su di te! Ah, ok, questo possiamo parlare. Mi sembrava morto, beh. Rubo solo. Ok, aspetta, Sì. aspetta. Allora, siamo prima del 2001. Cioè, stanno le Sì, sono sia le lire che i bitcoin, ovviamente. lire. Vabbè, storia alternativa. Wow. Peccatore. Devi parlare con tutti praticamente. Sono uno sviluppatore di videogiochi, rubo soldi in molti modi, ma niente schiavi. Vabbè, più o meno anche. Nella realtà. Ma sì, nella realtà più o meno a volte anche quello fanno. Allora, aspetta. Questo non vuole parlare. Questo vuole parlare.
No, è ancora bello intontito. Parla con quello, qualcuno da fuori, magari puoi parlare con le natiche, non so. Sì, puoi parlare con qualcuno, ti scorreggia addosso. No, no, per favore, vendo solo droga ai bambini. Wow! E l'ha ucciso. Sarà lui. Sì, mi sa che è lui. Armato fino ai denti. Tu devi essere in carica per questi... topi. Ratti senza Dio. No, topi, eh sì. Matteo. Prima spari, poi mi chiami gentile. Odio l'ipocrisia. Per me sparare è solamente un tic, una cattiva abitudine. Ce l'ho da quando sono bambino. E che cosa ha a che fare con... ecco. Ok, che cavolo di terapista disse che se continui a sparare devi diventare un gangster? Un mafioso. Sì. I terapisti del 1900, non so quando ambientato. Differenze artistiche. Sì. C'è qualcosa delle ragazze venute come schiave? Forse sì, forse no. Dovrai farmi rispondere tu. Perché non vieni qua? Perché non viene qua padre? E adesso... battaglia. Boss. Ah, nervi. Mi stai stressando. Mi sa che sei un demone che lo sta per prendere. Non lo so. Aspetta, voglio prima vedere il suo... oh! Lancia le granate. Oh, che cavolo. Oh, per poco stavo per venire colpito. Aia. Ma com'è che ti muovi con i tasti direzionali o con WASD? WASD, con WASD. Quindi se devi scrivere una di quelle lettere, cos'è come... no, con... allora, con le frecce mi muovo. Ah, ok. Ah, so pure un tempo limite per prenderlo. Oh, Styles. Preso. Non è durato molto. No, aspetta. Dicevi! Possa il... possa dalla... no, aspetta. Allora. Questo non basta, non basta. Devo usare gli esplosivi per ravvivare questa festa. Movimentare questa festa. Prendi. Nascondetevi. Wow. Copritevi. Che cazzo devo fare? Pregarci contro? Non credo. Ah, ok, ho capito. Devi schivare semplicemente. Sai che c'è scritto anche sotto, vero? Perché io me ne sono accorto adesso. Sì. Ma ti conta anche maiuscole e minuscole? No. Oh. No. Per poco. Però mi devo spostare mo' di tanto in tanto. È un po'... no, è per il fatto delle... di... vedi, è questo il fatto.
dove è finito il libro? Là è sotto in basso. Ah, perdo vita solo quando sono senza il coso. Grazie. Perché mo mi sono accorto che ho perso una vita. Ah, sì, colpito solamente quando non hai il libro in mano. Ma che succede se finisce il cerchio del libro? Perdi vita, mi sa. Se non lo raccogli in tempo. Un attimo, ok. Satanic power. Non è finito. Ursed. Sei un attimo che non vedi che sto sanguinando pure un po'. Ah, ok. È finito. Oh no, ancora una bomba. No, devi... Ah, poi... Non ho capito. Fuck, non se la faccio in tempo. Vabbè, non è stato nulla di... No, invece quell'altra era un po' più difficile. Sì. Aia. Ho perso un altro cuore e sono morto. Ah sì, l'ho visto adesso dalla vita. Sta in basso a sinistra. Sì, esatto. Cioè, si diventerà famoso questo gioco qua quando uscirà. Ah, fa... mi sa che sono morto. Dragon. No, è che non vedi che... Sì, vedo che sanguina dopo un po'. No, sto faticando. You may the Lord. Questa è lunga. Di we oh de mi litarize neutralize neutralize deactive lo dicevo come si legge per aiutarti a scrivere prima. Spirito amen. Ok, forse ce l'hai fatta. Sì, è andata. Abbiamo rischiato. Oh, è che le frasi poi diventano belle lunghe. Non so se hai notato. Ho visto. Aspetta, credo di avere... Devi sapere dove stanno. Io credo di sapere dove sono le altre ragazze. Sto ascoltando. Ma ho poca attenzione, quindi sì, veloce. Ne abbiamo venute ai Demoni del Nord. Un gruppo di diavoli satanici. Sadici, no. Ha detto l'uomo che stava per far scoppiare questo posto tipo 3 minuti fa. Ma sono pericolosi, dicono che lavorano per Satana e è pure peggio. Sono vegani! Non possono essere demoni reali, tranne se sono possessati. Devo avere più informazioni. Ok, me ne vado ora qua per denti. Seppellitemi con i miei soldi. Vittoria. Next. Ah, no! Cazzo! Vabbè, dicevo che stava ancora un'altra cosa, ma... Ok. Ah, pensavo che durasse molto di più, infatti. Infatti anch'io. Io pensavo che avevano messo tipo un'oretta di materiale, non 45 minuti. Vabbè, è bello comunque, dai. Sì. Potremmo stare pieno come sarà. Guarda, no, perché... Allora, ho avuto anche un altro doco che ho avuto con Vubit. No, con Kemel. No, non mi ricordo più se era che Melo Vubit. Era un gioco completo. Non demo come questo o Between the Stars. Indovina quanto tempo mi si è voluto per finirlo tutto? 2 ore? Un'ora. Ah.
Mi è venuta una rabbia perché io dico, come cacchio fai a fare un prodotto che non è gratis, ma che dura un'oretta? Ed era un gioco con RPG Maker, infatti sembrava addirittura incompleto. Questo, grazie a Dio, è una demo. Sì, vabbè, ma questo qua sembra fatto anche molto meglio di un gioco come un RPG Maker. Beh, riguardo RPG Maker, diciamo che si può dire che stanno sì e no alcuni buoni, ad esempio To The Moon, se, e il sequel. Ma dovrebbe anche uscire un testo, chiaramente, visto che non hanno ancora finito la storia in sé. Beh, con questo è tutto alla fine. Sì, dai, è stato un bel giochino, speriamo che quando esce sia bello. Questo è tutto. Io Tyson è. Fox e ciao, se sei presente, Tyson Fox e Scusa.